Ma ancora sugli effetti delle vicende di sabato e più in generale sul dibattito politico, anche sul fronte delle opposizioni, sentiamo adesso due interviste che Alessio Falconi ha realizzato stamattina a Montecitorio. La prima è con Benedetto Della Vedova. Benedetto Della Vedova, ieri uno dei leader del PD, Massimo D'Alema, ha detto che serve una maggioranza ampia per sconfiggere il centrodestra, PDL e Lega, una maggioranza che vada sostanzialmente da SEL al terzo polo, perché quando insomma, parli di un ampio schieramento di forze dal 60% di peso elettorale, è chiaro che lui pensa all'attuale centrosinistra più il terzo polo. E quindi a voi. Pronti a candidarvi con un PD alleato di Pietro e di Vendola? Punto primo, a mio avviso oggi la strategia di Berlusconi di arrivare al voto subito andrebbe contrastata e bisognerebbe cercare di concretizzare ancora nelle prossime settimane la possibilità di un nuovo governo ampio, non contro il PDL ma con il PDL, che affronti i problemi del paese anziché consentire che un governo ormai morto continui a non governare un paese che avrebbe bisogno di governo. A mio avviso questa deve restare la priorità dell'opposizione. Per il futuro, io credo che ognuno debba fare bene il proprio mestiere, che non ci si possa accontentare di unire le forze che vogliono una stagione politica diversa da quella attuale, pensando che si possa prescindere dai contenuti. In questo ha ragione Renzi quando, rivolto al suo schieramento, dice che bisogna decidere cosa fare. E questo vale anche per l'opposizione nel suo complesso. Non si può far finta che ci sia una proposta unica. Ci saranno come minimo due proposte, quella di PD, Italia dei Valori e SEL, e quella del Terzo Polo. Noi abbiamo il compito in questi mesi, come Terzo Polo, di definire una proposta elettorale e politica al Paese sulle riforme. Come rispondere ai temi posti dalla Banca Centrale, dalla Confindustria e non solo? Quali risposte dare a chi, come tanti giovani, denunciano la situazione in cui si trovano? E quali risposte dare, non è una cosa automatica. È scontata. Quindi io credo che ciascuno debba consolidare le proprie linee politiche e programmatiche, le cose da fare per l'Italia. Quando queste saranno consolidate, ci si potrà confrontare per capire se c'è lo spazio per fare delle cose assieme o è meglio che ciascuno elettoralmente corra per conto suo, avendo ben presente che l'obiettivo è costruire un'alternativa, ma bisogna costruirla. L'alternativa non può nascere semplicemente per l'assenza di Berlusconi, deve nascere perché si trovano cose da fare e da proporre agli italiani credibili. Però torno al punto, l'obiettivo di queste settimane deve essere consentire che si chiuda la pagina berlusconiana e di questo governo Berlusconi in questa legislatura disastroso e consentire che se ne apra un'altra in questa legislatura. Berlusconi però venerdì ha raccolto 316 voti di fiducia, c'è stata anche questa polemica dell'opposizione nei confronti dei radicali che ha avuto uno strascico anche nella manifestazione di sabato, dove Pannella è stato accolto sostanzialmente da una parte dei manifestanti, ma in modo a dir poco incivile. L'inciviltà, la violenza hanno
anche quella verbale, non sono meritevoli di rispetto alcuno. Io credo che il voto dell'altro giorno, venduto comprensibilmente da Berlusconi come un successo, sia in realtà una sconfitta al rallentatore. Personalmente ritengo che la richiesta della che l'opposizione ha fatto alla maggioranza di mantenere il numero legale fosse una richiesta assolutamente limpida, non solo legittima, ma limpida e tutta politica, non burocratica. Quindi io in questo senso, al di là evidentemente del fatto che sia stato un influente, non ho capito la scelta radicale di contestare questa misura, quale che fosse un artificio o, come ha detto Berlusconi, un golpe burocratico. No, queste sono le regole fondamentali della democrazia e usarle è un modo democratico, non violento, di fare iniziativa politica. Poi Berlusconi ha mantenuto il numero legale per 2, certo, ma però non è che è una grande vittoria, è una necessità per poter andare avanti. Se poi loro pensano che quella maggioranza dell'altro giorno è una maggioranza con cui si affrontano le temperie più gravi mai viste nella storia della Repubblica, auguri a loro e soprattutto auguri al Paese. Quella non è una maggioranza, lo si è visto, è una maggioranza che non sa votare il rendiconto e poi dice, come quelli che hanno perso la finale dei mondiali, vabbè, rigiochiamola, che così chiamiamo tutti a giocare. Cioè, francamente non se ne può più. Ripeto, non è che questa sia sufficiente archiviare questo governo, però se qualcuno vuole difendere questo governo, che dalla politica estera, alla politica economica, tutto quello ai ministri inquisiti che restano lì per una ragione semplice, no, con 2 telefonate fanno cadere il governo, basta spostare 2 responsabili. Se qualcuno pensa che questo possa essere una roba praticabile per l'Italia, si sbaglia. Io dico, qualsiasi cosa meglio di questa roba qui, dopodiché io non sono impegnato a lavorare per qualsiasi cosa purché non Berlusconi, io sono impegnato a lavorare perché Terzo Polo offra una prospettiva credibile in termini elettorali e soprattutto in termini politici di limpida scelta delle riforme da fare e volontà granitica di sostenere quelle riforme. Si può dire in conclusione che però venerdì il segnale avete cercato di mandarlo anche, e chissà se non soprattutto, al Capo dello Stato, che è stato interlocutore non solo del Presidente della Camera, che si è fatto portavoce delle istanze affidategli in conferenza dei capigruppo, quindi diciamo nell'ambito delle sue funzioni, dalle opposizioni. Insomma, volevate dimostrare al Capo dello Stato quello che ritenete sia lampante politicamente ma anche formalmente? Ma sì, perché nelle parole del Capo dello Stato c'era la richiesta di dimostrare che ci sono i numeri politici, non solo quelli aritmetici. Ovviamente la risposta è stata negativa, perché c'è solo una risicata maggioranza aritmetica. Poi capisco che il Capo dello Stato di fronte a questo giustamente si ferma e il governo va davanti. Io ho trovato meno comprensibile il silenzio del Capo dello Stato, così attento alla Costituzione, ivi comprese le prerogative della Presidenza della Repubblica, nel momento in cui Berlusconi ha detto una cosa falsa, cioè che siccome c'era il suo nome sulla scheda, se cade lui si va a votare. Ecco, su questo mi sarei aspettato invece un richiamo più netto. Anche ci ha messo la fiducia. Anche perché ci ha messo la fiducia, come peraltro abbiamo già detto anche a Radio Radicale. Perché questo io lo trovo gravissimo, anche perché invece secondo me nell'interesse del Paese deve succedere esattamente la cosa opposta, anche perché manca ormai un anno e pochi mesi alla fine della legislatura. Se in questa legislatura si riesce a sostenere un governo autorevole, importante, che faccia delle cose importanti per l'Italia, inevitabilmente portando al voto con una nuova legge elettorale, credo che ce ne guadagniamo tutti e restiamo una Repubblica
parlamentare, non presidenziale, quindi c'è tutto l'interesse a fare questo, altrimenti degraderemo fino all'inizio dell'anno per poi vedere ormai che anche questi numeri che hanno ricominciato a diminuire, i numeri di sostegno alla maggioranza, porteranno, consegneranno per altri 3-4 mesi fibrillazioni, cose, il paese nelle mani di un governo che non c'è, e poi si andrà al voto in un clima da 1948. Io continuo a pensare che sarebbe meglio fare altro nei 15-16 mesi, 18 mesi che abbiamo davanti da qui alla fine della legislatura. Però scommettere sul fatto che altro lo possa fare Berlusconi, io personalmente ho già dato, se qualcuno vuole farlo si accomodi. Grazie a Benedetto Della Vedova.